Il Pescara ha ritrovato la vittoria e non ha subito gol, due fattori che hanno consentito a Giovanni Bucalo di iniziare al meglio la propria gestione da capo allenatore. Se questa è stata una reazione estemporanea, dovuta al cambio in panchina, per quanto non dettato da una scelta tecnica e per quanto si vada sostanzialmente in continuità, lo dovranno dire i prossimi test. Il Pescara è atteso da due trasferte ravvicinate, sabato a Sassari e martedì prossimo a Recanati, due gare che precederanno lo scontro diretto dell'Adriatico contro la Carrarese del 10 marzo. Quello che sta passando è l'ultimo treno per mirare alla terza posizione, la stessa centrata lo scorso anno al culmine della staffetta Colombo-Zeman e dalla quale partì la rincorsa che portò il Delfino alle porte della finale playoff. Il Pescara è chiamato a dare risposte in termini di quella solidità difensiva sulla quale Bucalo sta lavorando. Il suo obiettivo è quello di trasmettere alla squadra il giusto equilibrio tra i concetti offensivi di gioco e propri di Zeman e una fase difensiva molto meno estrema e più compatta. Da capire se Tugnov a parte, poiché è squalificato, il tecnico palermitano darà continuità agli altri 10 undicesimi di squadra con il tridente Cangiano, Cuppone, Merola, un centrocampo con la regia di Dagasso e un Aloy apparso motivatissimo e deciso contro la Lucchese. De Marco potrebbe essere il favorito per sostituire il centrocampista estone, a meno che con Franchini non si voglia privilegiare una mediana molto più muscolare. Altro aspetto che ha colpito contro la Lucchese è il fattore agonistico, giocate più decise, più risolute, più sportivamente cattive, attitudine vista poco fin qui e sulla quale anche lo stesso DS dell'Icarri aveva pungolato la squadra dopo la debacle di Pesaro. Un altro aspetto su quale lavorare è da mantenere in futuro. Per la gara del Vannisana di Sassari tornerà a disposizione a Cornero, che da ieri è tornato in gruppo. Sarà out il solo Vergani. Sul fronte Torres il tecnico greco recupererà i tre assenti per squalifica a Pontedera, ovvero Zecca, Diakité e Idda. La compagine sarda sta disputando una splendida stagione, anche se lo sbandamento di tre sconfitte di fila di qualche settimana fa ha generato un gap che sembra incolmabile con questo Cesena. Meno 12 della vetta, anche se con lo sconto diretto da giocare a Sassari alla penultima. Tuttavia, ora la squadra ha ripreso a marciare forte con 3 vittorie consecutive e per il Pescara sarà molto dura. Direzione di gara affidata a Gabriele Sacchi di Macerata, fratello dell'arbitro di Serie A Juan Luca. Non ci sono precedenti col Delfino, 3 con la Torres, mai vincente, 2 sconfitte, 1-0 in trasferta con Pontedera e Montevarchi lo scorso anno e pari interno con la Fragolese 1-1 in Serie D nel 2022.